Una domanda riguarda invece la questione di metodo che tu poni nel libro. Perché coniugare conoscenza, che normalmente dice valutativa, per avere il crisma della scientificità, e morale? E la cosa mi sta a cuore perché una tesi di queste cene di Condirsi è, a partire dalla richiesta dei ragazzi, dice aiutateci a conoscere, a capire in che mondo viviamo. Abbiamo questo bisogno di conoscenza del mondo, ma non dobbiamo scinderla dal problema di come ci stiamo in questo mondo. L'idea che la conoscenza debba essere avvalutativa è una strana idea novecentesca. Gli illuministi, per esempio, non pensavano assolutamente che la conoscenza fosse avvalutativa. La conoscenza aveva la funzione anche di uccidere i tiranni, tanto per essere chiari, o comunque di cacciare via i tiranni, di liberarsi dal potere della Chiesa. Max Weber, in Economia e Società, soprattutto dice che la conoscenza deve essere avvalutativa perché ha un problema fondamentale di mettere la sociologia sullo stesso piano della fisica. E quindi se ci mettiamo i valori, la sociologia diventa non scienza. Dopodiché Max Weber si interroga tutta la vita su tutto questo, non è che è una soluzione, però poi da lui in poi questo concetto della avvalutatività delle scienze sociali è stato ripreso continuamente. L'idea di avvalutatività di Freud è completamente diversa, perché anche in Freud c'è un'idea di avvalutatività. In Freud c'è un'idea di avvalutatività perché il bambino non è morale, il bambino è premorale e tu per capire il bambino non devi giudicarlo e quindi non devi giudicare gli impulsi di morte, di Eros, eccetera, eccetera, perché sennò ti metteresti fuori dalla possibilità di capire. È un discorso già diverso, perché poi Freud si pone continuamente il problema negli ultimi testi, che sono i testi più discutibili, ma sono anche testi importantissimi, si pone il problema di come favorire certi valori e come combatterne degli altri. Quindi è un principio di metodo che lui applica soltanto in parte e quasi preliminarmente per poter entrare dentro certe parti dell'animo umano e prova a usare questi strumenti. Però poi il principio della avvalutatività legata alla conoscenza, secondo me, è un concetto, diciamo, novecentesco, ma nel senso più limitato del termine. Io credo che non dobbiamo uscirne. Poi voglio sapere il vantaggio invece di coniugare conoscenza, esatto, e morale. Esatto. Non di coniugare conoscenza e morale, adesso stiamo esagerando. Il vantaggio di provare a conoscere l'umanità in modo che implichi anche delle scelte di valore. Perché sai, il problema che è stato sollevato più volte stasera è proprio nella parola morale. Perché la parola morale molto spesso è intesa in un senso che non è il mio, cioè come un sistema di valori, eccetera, oppure come il senso morale che diventa totalmente soggettivo. Per me è quello che rischia di mancare nelle scienze umane è la connessione tra le categorie teoriche, eccetera, e l'esperienza vissuta. Quello che a me interessa è riportare al centro la relazione tra la società e tutte queste cose qua è quello che le persone concretamente vivono. Nel momento in cui fai questo, cioè la nozione di esperienza e di vissuto, secondo me ti aiutano anche ad affrontare il discorso morale, perché proprio perché portano dentro non delle categorie astratte, ma il fatto che le persone fanno delle scelte continuamente, che vivono dei dilemmi, che questi dilemmi a volte non sono tematizzati a sufficienza, eccetera. Quindi a me interessa invece far entrare l'esperienza delle persone, il vissuto, che poi significa la storia, la storia nel senso più pieno del termine, dentro le scienze sociali e dentro la descrizione che facciamo della società, delle sue leggi e così via. Questo è un lavoro spaventoso, io ho appena tentato con questo libro qua e poi adesso ci sto lavorando con questo libro sulla violenza nuovo, non so quanto ci riuscirò. Cioè non è che io sto prendendo in astratto la conoscenza e la morale e dico mettiamoli insieme, ma sto pensando a forme di conoscenza dove la morale è inscindibile. Quando dico va bene, impariamo a conoscere il mondo, però non possiamo scinderlo da come ci stiamo in questo mondo, cioè però un problema della convivenza e quindi dei valori che possiamo negoziare per stare insieme e che ci permettano di avere anche magari una conoscenza più appropriata. Ma la convivenza con noi stessi anche, sì, che lui diceva è sociale, giustamente, la convivenza con noi stessi, perché anche questo è un problema molto grosso. Tra l'altro, quando io parlavo del relativismo etico prima,
Un problema grossissimo è il disorientamento etico che c'è in questa società. Sì. Però come ne esci? Dicendo torniamo a Dio? No. Dio c'è, nel senso io sono non credente, però il problema di Dio non è stato risolto, è stato solo accantonato. No? Un filosofo americano dice, Hilary Putnam, dice che lo scetticismo morale è corrosivo. Cioè non è semplicemente scetticismo, ma è uno scetticismo che brucia molti aspetti della convivenza, brucia molti aspetti della nostra stessa convivenza con noi stessi, perché rende difficile configurare la nostra esistenza. Però come fai a recuperare una dimensione morale nella conoscenza? Questo libro è un esperimento, però è un esperimento di riflessione con un risvolto etico. Per continuare appunto a pensare insieme, una domanda a cui proseguire la ricerca. Beh, grazie, la ricerca la sto proseguendo perché questo libro sulla violenza è un libro che in certa misura è la continuazione di questo. Anche questo libro sulla violenza è molto tra conoscenza e morale, sia nel senso che anche quello sulla violenza, ed è difficilissimo, però anche quello sulla violenza cerca di far venire fuori il giudizio etico dall'interno delle persone. E parte da alcune cose abbastanza banali ma che non si dicono mai, cioè per esempio che la violenza è prima di tutto provocare sofferenza, e questo è importante, però spesso non lo si dice, cioè la violenza è indissolubilmente connessa col dolore. Se tu fai violenza consciamente sei consapevole del dolore dell'altra persona e quindi ti metti in relazione col dolore dell'altro, che secondo me è un tema molto importante di cui non si parla abbastanza. Un altro tema importantissimo di cui non si parla abbastanza è che se siamo d'accordo che sia la tesi che l'umanità è di per sé non violenta, sia la tesi che l'umanità è di per sé violenta, sono tesi sbagliate, però tuttora fortissime, qual è la risposta? Che l'umanità impara la violenza. Impara la violenza come impara a parlare, come impara a giocare, come impara tantissime altre cose. E questo è talmente tanto vero che lo vedi nei bambini. Bambini la violenza la imparano. Sì, ma infatti è un problema antropologico per eccellenza. Per eccellenza, però di un'antropologia che non deve essere statica, sì, deve essere profondamente dinamica. E tu capisci che queste due tesi già spostano un pochino l'asse rispetto a quello che si dice normalmente, che la violenza è completamente distinta dai sentimenti che le ispirano. Cioè che la violenza sono, di nuovo, come per la vita, atti. Tu puoi essere spinto alla violenza dall'odio, dal desiderio di vendetta, da sentimenti più vari, perché per esempio il fatto che qualcuno ti senti umiliato da qualcuno e quindi vuoi rispondere all'umiliazione, sono tutti motivi di violenza. Però quello che conta sono i gesti. E poi anche la violenza ha una storicità, naturalmente. Ha una storicità che in parte è legata alla storicità delle armi. Le armi da fuoco hanno cambiato la faccia della violenza, gli eserciti e lo Stato moderno hanno cambiato la faccia della violenza, e il Novecento ha cambiato la faccia della violenza perché è un secolo di contraddizioni spaventose, perché è molto più diffusa la critica della violenza del Novecento, e però contemporaneamente è un secolo che ha ammazzato gente in un modo spaventoso. E non sono correlate queste cose? Cioè, proprio secondo il fatto questa violenza così estremo a un certo punto ha portato anche a essere una delle prime società che spera di sopprimerla, che la negativizza in questo che la negativizza, e io poi questa negativizzazione la critico molto perché è una negativizzazione molto rassicurante e molto facile. Dopodiché nel Novecento sono emerse con una spaventosa evidenza, da un lato, che in Occidente un Occidente abbastanza particolare, Stati Uniti ed Europa occidentale, essenzialmente quello. In questo Occidente qua si è completamente interrotto il ciclo pace-guerra, che era stato considerato normale per millenni. Certo. Cioè che ogni generazione poteva avere una guerra, poi magari c'erano periodi senza, però... E però, mentre da noi è così, in alcune parti del mondo c'è stato il fenomeno opposto, cioè le guerre totalmente interminabili. Quello che sta succedendo adesso, dagli anni 60-70 e poi, cioè dalla decolonizzazione in poi in Africa... in alcune parti dell'Asia e nella mia amata Colombia, è che sono guerre che non finiscono. Cioè, da una parte sembra poter esserci una pace, come dire, permanente, e dall'altra parte ci sono guerre interminabili. Sono tutti temi che secondo me si legano profondamente a questa logica della
conoscenza e morale insieme. Sì. Allora, per finire, perché se no andiamo avanti all'infinito, secondo me forse non sono necessarie grandi promesse da filosofia della storia, il socialismo, eccetera. Però progetti sì. Progetti. Infatti è la pratica. Dovrebbe permettere di coniugare conoscenza. Progetti. E invece poi noi abbiamo paura dei progetti, perché anche questa cosa dell'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale non va in una direzione solo, l'intelligenza artificiale può andare in una o nell'altra direzione, però ci vogliono progetti, cioè ci può essere un'intelligenza artificiale che porta via lavoro, eccetera, ci può essere un'intelligenza artificiale che facilita la vita a tutti. Ci vogliono progetti da una parte e dall'altra, così. Quindi ci lasci con l'immagine dell'ingegnere con il romanzo in mano, giusto? L'ingegnere con il romanzo in mano per me è fondamentale, per me è fondamentale.